Ma la domanda però che sorge spontanea a questo punto è: perché allora se l'approccio psicologico, come hai detto tu, dal punto di vista della stragrande maggioranza dei professionisti psicologi, scusa, e io anzi per esperienza personale consiglio a tutti di rivolgersi a professionisti psicologi per qualsiasi aiuto, perché in Italia ho avuto grandi aiuti da professionisti della psicologia e io sono molto grato di questo, è una cosa che ci tengo a sottolineare sempre. Però perché in Italia allora fa grande presa una teoria assurda che è quella del gender? Cioè, prima cosa, cos'è la teoria gender? E soprattutto perché in Italia fa una grande presa, a parte il discorso che diceva prima Tiziana delle persone che purtroppo non riescono a comprendere un testo semplice, figuriamoci una teoria del genere. Ma cioè, su quali presupposti si basa questa teoria e che cos'è in realtà e perché fa così presa in Italia? Il discorso è in gran parte proprio quello che faceva Tiziano, no? La teoria gender è una grande, enorme, infinita bufala, inventata proprio di sana pianta da gruppi estremisti politici e religiosi. La religione purtroppo c'è, la politica pure, purtroppo, che sulla base di tentativi di inserimento di tematiche relative prima di tutto alle differenze di genere, quindi stiamo parlando di sensibilizzazione alla violenza contro le donne e il collegamento anche di tematiche relative alla sessualità, alle identità sessuali, all'omofobia nelle scuole, ha inventato di sana pianta questa teoria gender. Come se questa teoria, come se gli psicologi o altre professionalità avessero tentato di portare nelle scuole tecniche di omosessualizzazione dei bambini Che e di, assurdità. in alcuni casi anche di sessualizzazione proprio dei bambini. Io non mi posso dimenticare veramente nel quanto scompiglio ha causato questa invenzione, questa bufala. Già dal 2014-2015 mi sono trovato come professionista a dover cercare di fare qualcosa nel mio piccolo, insieme ad altri colleghi, ad altre realtà. Abbiamo cercato di creare dei seminari rivolti ai genitori, alle persone, per veramente contrastare il fiume di inesattezze, di bugie che si era creato e che ancora purtroppo persiste. La teoria gender non esiste, non è qualcosa di concreto. Esistono i gender studies. I gender studies, in inglese, altrimenti detti in italiano studi di genere, sono quegli studi scientifici, sociologici, antropologici, psicologici, che già dagli anni 60-70 hanno studiato e studiano intanto le differenze di genere, quindi la posizione e il ruolo della donna e dell'uomo all'interno della società da tutti i punti di vista, e che ovviamente poi col passare del tempo hanno considerato anche lo studio sulle identità sessuali, quindi sulla grande variabilità delle identità sessuali, inevitabilmente anche questioni relative alla psicologia LGBT. Questi studi, portati avanti da tanto tempo e da tanti studiosi in tutto il mondo, hanno portato alla considerazione della necessità e del bisogno di educare i bambini, i ragazzi, le bambine, le ragazze, eccetera, eccetera, ad un'educazione alle differenze, quindi un'educazione al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, ad un'educazione all'affettività, ok? Laddove per affettività si intende intanto la conoscenza del proprio corpo e il rispetto del corpo dell'altro, a prescindere da quello che l'altro corpo rappresenti, ossia al rispetto delle differenze relative al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alle disabilità e tutto ciò che riguarda ovviamente
appunto il valore della differenza. Nel momento in cui, perché poi c'è stato in qualche modo un cambiamento radicale tra gli anni 90 e gli anni 2000. Io negli anni 90 ancora ero piccolo, non ero un professionista, non ero uno psicologo, però mi raccontano che negli anni 90 era possibile entrare nelle scuole e fare educazione sessuale, farla anche bene. Poi è successo qualcosa che ha portato così, ed è quello appunto che è successo anche a partire dall'invenzione di queste teorie inesistenti, che è diventato sempre più difficile entrare nelle scuole e parlare di questi argomenti, di queste tematiche. Come se... È un grande peccato questo qua, è una grande occasione persa, tra l'altro. Assolutamente. Io quando posso, e Tiziana lo fa insieme, abbiamo fatto dei progetti nelle scuole, anche con l'associazione Queers, non solo con l'associazione Stonewall, cerchiamo di entrare nelle scuole quando ci è possibile, ma spesso troviamo anche da parte delle dirigenze e degli insegnanti le porte totalmente non chiuse, sbarrate. Quindi c'è una grande paura. Purtroppo la conseguenza di questa grande invenzione della teoria gender ha portato ad una grande paura, ad una grande chiusura da parte delle istituzioni, proprio perché hanno cavalcato tutti quelli che hanno urlato allo scandalo semplicemente perché si voleva insegnare nelle scuole appunto una sessualità consapevole, che poi tra l'altro è una cosa che reputo molto importante, perché potrebbe evitare, per esempio, trovo assurdo che persone che siano contro l'aborto non siano contro una sessualità consapevole, perché se tu impari un utilizzo corretto dei metodi contraccettivi eviti così gravidanze indesiderate. Quindi perché? Mi chiedo. Perché? Proprio per le motivazioni di cui abbiamo parlato fino adesso.